Allora, il mio documentario si chiama Sanpre, Venisse il fulmine, una parola in lingua bambara, tradotta in questo italiano non proprio corretto, Venisse il fulmine, perché la parola significa fulmine, viene usata all'interno del documentario da uno dei protagonisti come esclamazione e sta un po' per, te lo giuro, sul fulmine. Ci piaceva usare una parola in bambara perché tutto il documentario è in lingua bambara. Lingua bambara è un po' francese, quindi ci sembrava bello restituire anche il bambara nel titolo del film. Allora, questo documentario è stato girato per circa un anno dentro a un piccolo centro di accoglienza della provincia di Cuneo, campagna cuneese. E che ospitava 16 persone arrivate dalla Libia e provenienti originarie del Mali della Costa d'Avorio. Era un centro nato nel 2011 per accogliere gli immigrati dell'emergenza Nord Africa, i profughi arrivati dalla Libia, diciamo dalla caduta del regime di Gheddafi, dalla crisi libica in avanti. Abbiamo deciso di andare a incontrare queste persone e ci sembrava interessante provare a raccontare questa esperienza che stavano vivendo, che era un'esperienza sostanzialmente di attesa. Erano in attesa già da alcuni mesi. E stavano aspettando i documenti e diciamo, essere ascoltati dalla commissione territoriale che doveva valutare poi le loro domande di asilo politico. Quindi sono stati in attesa della commissione, delle risposte della commissione, fino poi alla chiusura dei centri, che è avvenuta nel marzo del 2013. Abbiamo deciso quindi di raccontare un'attesa e per raccontare un'attesa avevamo bisogno di tempo. Ed è così che io e Andrea Parena, che insieme a Enrico Giovannone formiamo la Baby Doc Film, siamo anche produttori di questo documentario, io e Andrea Parena abbiamo frequentato questo centro per circa un anno con e senza camera. Abbiamo passato moltissimo tempo con gli abitanti di questo centro e siamo entrati in relazione con loro e abbiamo deciso di raccontare, abbiamo raccontato dal loro punto di vista questa vicenda. Ma c'è in realtà c'è un personaggio principale, sì, si chiama Jarrah, che è colui che pronuncia il famoso Sanpre, Venisse il fulmine. Ed è un po' il filo conduttore di tutto questo percorso. E accanto a lui si muovono e dialogano gli altri personaggi del documentario. Diciamo che è stato, questo posso dire, che è stato un lavoro molto di sottrazione, nel senso che abbiamo cercato di, soprattutto. Io poi confrontandomi anche con Andrea, diciamo di non fare delle cose, di non girare alcune cose che possono essere andate dalla scelta di non girare le coperture che ti possono servire in montaggio durante lunghissimi, lunghissimi dialoghi, a non entrare nelle loro camere da letto. Cioè, diciamo, abbiamo cercato di avere anche un po' di pudore rispetto a certi loro luoghi e certi loro spazi. Quindi siamo stati, insomma, abbiamo lavorato niente un po' di sottrazione. Non ci sono nel documentario italiani, non ci sono italiani, non ci sono gli operatori e non ci sono gli abitanti del paese di Caramagna e Piemonte, sempre rispetto anche un po' a quello che ho detto prima di lavorare per sottrazione,
Una volta che abbiamo deciso, immediatamente, però dopo poco tempo che lavoravamo a questo progetto, abbiamo deciso di stare con loro e di provare a raccontare attraverso il loro punto di vista. Abbiamo eliminato, deciso di non raccontare gli altri, il mondo fuori, ma anche il paese. Prima perché è una storia che comunque riguardava tanti luoghi e non volevamo identificarlo troppo con un luogo. E poi perché probabilmente sarebbe stato un altro film, non potevamo inserire un personaggio italiano perché avrebbe rappresentato troppo, sarebbe stato forse troppo carico di significato. E ci siamo concentrati su di loro, quindi ci sono soltanto i ragazzi dentro il centro e in alcuni luoghi che frequentavano, dentro un treno, dentro in un parco vicino al centro.